Buon pomeriggio e bentrovati con la trasmissione di Roma 1 che si occupa di salute e di medicina. Una puntata un po' particolare, quella di oggi. C'è anche un graditissimo ritorno, ma per le presentazioni, come sempre, la parola al curatore della trasmissione, Aldo Ferrara. Buon pomeriggio, professore. Buon pomeriggio, Paola. Grazie a voi tutti, telespettatrici e telespettatori, che credo ormai dopo un annetto di rodaggio ci seguono con una certa consuetudine, lo vediamo anche dalle mail che riceviamo. La prima parte della trasmissione la vogliamo invece dedicare a una ospite di primissimo piano, amatissima dal pubblico romano perché la moglie di Nino Manfredi. Abbiamo Erminia Manfredi con noi. Bentornata. In studio. Grazie. Una piacevole presenza, è una donna che una testimonial molto importante, perché sta lottando con tutte le sue forze per portare avanti i problemi e le problematiche dei pazienti affetti da SLA. Ed è proprio a questa malattia, la sclerosi laterale amiotrofica, che vogliamo dedicare la prima parte della trasmissione, sovvertendo un po' il palinsesto previsto, perché in questi giorni avviene un avvenimento importante per tutti i malati di SLA. Signora Manfredi, che cosa succede? E sta succedendo, come fosse quasi un miracolo, che al Policlinico Umberto I di Roma si aprirà questo centro di accoglienza per questi ammalati e anche di ricerca, perché se c'è l'ammalato c'è anche la sensibilità che hanno questi medici per poter cercare di capire ulteriormente che cosa è questa malattia. Ecco, noi abbiamo, questa è stata un'idea della Paola, devo dire, complimenti, perché è stata un'idea molto puntuale, molto precisa. Abbiamo dedicato questa trasmissione, abbiamo intitolato questa trasmissione attraverso una frase di Nino Manfredi: il bisogno non c'è mai mancato. Che Nino poi diceva, grazie a Dio, il bisogno non c'è mai mancato. E quindi di bisogno ne abbiamo, ma tanto, 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 tant'è che abbiamo un SMS, finalmente anche noi abbiamo un SMS che va da oggi al 26. E il numero è 48585. È importante, tra l'altro, far vedere la locandina. Ecco, facciamo vedere la locandina, che è il nostro ammalato principe Claudio Sabelli, che sta a spaziare, visto che questa malattia paralizza non solo il corpo, ma spesso qualcuno vorrebbe paralizzargli anche la mente, tenendoli dentro le loro case. Mandando, ecco, allora un messaggio con il cellulare al 48585 al costo di un euro oppure 2 euro da telefono fisso. Si aiuta a fare che cosa? Si aiuta ad aprire questo centro al Policlinico di accoglienza per gli ammalati, quindi grazie a questo centro questa cosa qui sarà di grande accoglienza per questi ammalati. Ecco, io vorrei spiegare, unitamente alla signora Manfredi e anche a Paola, che è una malattia molto particolare. Ne parleremo nel corso della trasmissione con il professor Maurizio Inghilleri. Cercheremo di delineare le caratteristiche fisiopatologiche e cliniche della malattia, la possibilità di una diagnosi precoce e soprattutto la possibilità di una terapia. Rispetto a molte altre patologie, la sclerosi laterale amiotrofica ha due caratteristiche essenziali. La prima caratteristica essenziale è che il malato comincia a decadere sotto il profilo della tenuta muscolare, mai perdendo la propria capacità cognitiva, che anzi addirittura si sviluppa e si accresce nel corso degli anni che lui trascorre dopo la diagnosi. La seconda caratteristica è che è una patologia che richiede un'attenta sorveglianza mediante apparecchi ad alta tecnologia che sono estremamente costosi. La sclerosi laterale amiotrofica ha bisogno di fondi per due motivazioni. Perché da un lato c'è una ricerca molto attiva che sta spingendo verso le caratteristiche patogenetiche della malattia, cioè cercare di capire perché interviene la malattia, e dall'altro lato, dopo aver fatto diagnosi, per acquistare tecnologia
di altissimo livello per la sopravvivenza e la qualità della vita di questi pazienti. Il problema non è... i comunicatori, ecco. 48 di loro nella regione Lazio non ce li hanno. Spieghiamo ai nostri telespettatori che nella regione Lazio abbiamo circa 540 pazienti, sì, diagnosticati, abbiamo bisogno di altrettanti comunicatori. Signora Manfredi, 48. Cosa sono i comunicatori? I comunicatori è un computer, per in grandi linee, dove sullo schermo è tutto, l'alfabeto è tutto squadrettato, ogni lettera ha un puntino che l'occhio lo deve mirare e... Cioè è un computer dedicato? È un computer dedicato, come tu quando vai sulla tastiera con le dita invece ci va con l'occhio. Attraverso quello lui si esprime, perché queste persone hanno queste possibilità intellettive inversamente proporzionale al loro blocco della paralisi. Abbiamo, adesso c'è una grande scrittrice che ha scritto questo libro fantastico, che è L'ultima estate, terzo classificato al premio Strega, con due dita, lei ancora muove due dita. Claudio Sabelli mi scrive delle lettere bellissime, anche questi diverranno un libro e probabilmente anche un film, è tutto con gli occhi, che è veramente commovente. Ora, perché tenere paralizzati gli altri 48? Mi chiedo. Questa è una condanna peggiore, perché neanche il peggior delinquente potrebbe peggiore delinquente privare l'espressione del pensiero. Questi tempi abbiamo imparato a conoscere la sua combattività, signora Manfredi, lei è sempre molto tenace. Oltre alla frase di suo marito che abbiamo utilizzato come titolo, io volevo anche citare una sua di frase che è riportata sulla locandina: combattiamo a dar voce a chi non ce l'ha più e per essere il braccio di menti sempre vigili ma abbandonate in corpi immobili. Esatto. Secondo lei su che cosa bisogna combattere di più per sconfiggere la SLA? Ma intanto sconfiggere la SLA, che chi ce l'ha diventa una condanna terrificante. Dare a queste persone la dignità del vivere, dargli l'assistenza, dargli il comunicatore e non tenere prigioniero il corpo con la famiglia dentro una stanza, dare la possibilità a loro di uscire, di essere accompagnati. Ti pare che il desiderio di questo ammalato deve essere proibito? Del voler andare a vedere uno spazio, perché hanno bisogno di spazio, quindi di mare, di orizzonte, anche quello gli è vietato. La battaglia che la signora Manfredi e con lei gli specialisti che si occupano di questo settore stanno conducendo è una battaglia tutta in salita. Cerchiamo di enucleare alcuni elementi essenziali. Il primo elemento essenziale è che purtroppo il numero dei pazienti che viene riconosciuto è in crescita. E a fronte di questo si riduce sempre di più lo spazio dedicato per i centri di riferimento regionale per questa malattia. In secondo luogo, come dicevamo prima, le necessità tecnologiche costituiscono dei costi difficilmente sormontabili per il Servizio Sanitario Nazionale, le cui difficoltà sono note a tutti. Conseguentemente la sussidiarietà da parte del privato diventa essenziale. Io ho visto anche recentemente dei servizi dedicati alla condizione nella quale si trovano le famiglie di questi pazienti. Sono famiglie che sono tutte dedicate e devolute all'attenzione verso questi pazienti, che spesso hanno delle necessità di emergenza respiratoria nella maggior parte dei casi. Esatto, ed ecco molto, perché ci vuole molto questo importante. Centro. E molte famiglie si trasformano, come diceva il figlio di un paziente, si trasformano in veri e propri reparti di degenza, con la mamma che fa da primario, i figli che fanno da viceprimario e qualcuno che fa da infermiere. Quando ci sono i parenti. Ecco, e naturalmente tutta la famiglia è mobilitata e deve praticamente rivoluzionare il proprio assetto, anche lavorativo, anche remunerativo, perché senza lavoro non si riesce a campare né per sé né anche per il malato, e quindi tutto l'assetto della famiglia ruota attorno a questa malattia. Allora a questo punto diventa una problematica sociale, quindi c'è la necessità di far rientrare, malgrado l'esiguo numero
dei malati. In Italia ne abbiamo 4.540 nel Lazio, ma circa 4.000 in Italia, quindi insomma un numero non particolarmente alto, ma con delle emergenze familiari che coinvolgono un numero che a questo punto diventa alto, cioè di tutte 4.000 famiglie, non 4.000 pazienti, 4.000 famiglie che sono tutte improntate, che fanno ruotare la loro attività sociale ed economica attorno al paziente. A questo punto ci vorrebbe un intervento legislativo che dichiari la SLA una malattia sociale, quindi con un contributo e con una partecipazione diretta del Servizio Sanitario Nazionale, esatto, che dovrebbe essere direttamente coinvolto. Ma anche perché poi ci sono degli ammalati che la famiglia non ce l'hanno. Ecco, c'è un appunto, architetto di 44 anni che la famiglia è la mamma di 81 anni. Ma la mamma di 81 anni può provvedere ad uno paralizzato che è un peso enorme? Non può. Quindi abbiamo bisogno assoluto di assistenza. Poi queste persone stanno molto meglio a casa, se è possibile, stanno molto meglio a casa, quindi diamo l'assistenza nelle loro case e non teniamoli prigionieri. Ma tenere queste persone a casa vuol dire vedere i bambini, avere la visita degli amici, avere il gatto che gli va e allunga il corpo e quindi gli dà quel senso di calore. Insomma, queste persone vanno aiutate perché sono veramente i paria della sanità. Cerchiamo di aiutarli. E c'è anche da considerare che se questi pazienti si ritrovano ammalati in centri urbani importanti come Roma, Milano, Bologna, Venezia, bisogna anche pensare a quello che succede a questi pazienti quando si ritrovano in realtà abbastanza abbandonate del paese, in piccoli centri, laddove è molto difficile fronteggiare, sì, un'emergenza respiratoria. Esatto. Mentre se tante volte avviene nelle regioni non ci sono le associazioni che possono correre. Ecco, per com'è il panorama associativo su questo argomento nel contesto territoriale italiano, nazionale? Ma non in solo alcune quello laziale. No, perché in alcune regioni è buono, in altre non esiste. Cioè a macchia di leopardo. È a macchia di leopardo. Questo, anche questo non deve avvenire, perché il Molise, per esempio, no. E Lazio in qualche maniera, ma perché ci siamo noi, ma noi non bastiamo, certo. Noi abbiamo bisogno appunto di avere questo centro, anche perché il centro serve per le emergenze, per lo studio, per quando hanno delle difficoltà di ogni tipo, dalla PEG, che ecco, vuol dire il tubo dell'alimentazione, a problemi respiratori, che ce l'hanno spesso. E c'è un sito internet che sta diventando un po' il punto di riferimento per le famiglie che hanno un malato di SLA, che è il sito curato dall'associazione Viva la Vita, e lo facciamo vedere, è vivalavita.org, viva scritto con il W, che è curato dal suo amico Mauro, Claudio Sabelli. Claudio Sabelli, modo, e lui è il consigliere. Claudio Sabelli è il consigliere ammalato. In modo pubblica alcune sue riflessioni anche sul sito. No, lui internet. Non solo le pubbliche le sue riflessioni, anche quando si arrabbia, contesta, cerca di farsi sentire, ma spero che ci siano delle buone orecchie, perché Claudio dice il suo pensiero, ma mi auguro che ci siano le orecchie che possano ascoltare per poi provvedere. Viva la Vita è un'associazione di familiari che hanno appunto malati di sclerosi. O malati che ce li hanno o che sono morti e quindi sono attivissimi nell'aiutare, siamo tutti volontari. E si hanno a disposizione tante informazioni sull'associazione, sulla malattia, sui servizi che ci sono a disposizione, e poi in questi giorni naturalmente in primo piano c'è questa campagna per sostenere l'apertura del centro al Policlinico Umberto I. Roma. Lo ripetiamo ancora una volta, non sì, ci stanchiamo di no, dire brava, questo numero a lei. Allora il numero è 485 85, e spargete voce, ditela anche a chi non ci ha sentito e che quindi possa però con un tastino, un ditino sul cellulare mandare questo euro. Professore. Anni fa io seguivo il calcio, allora seguivo l'Inter sotto il profilo professionale, e c'erano due grandi giocatori giovani ed emergenti, uno si chiamava Baggio,
credo che non sia necessario ricordare chi è stato Baggio. Ci ha anche fatto perdere un campionato del mondo, poveretto, ma ovviamente molto involontariamente, perché sbagliò un rigore a Los Angeles, se non vado errato, nei mondiali del 94. L'altro che giocava con Baggio nella Fiorentina si chiamava Borgonovo. Borgonovo è un ragazzo che riuscì a diventare noto perché era un ottimo calciatore, ma poi si ammalò. E si ammalò del morbo di Lou Gehrig. Il morbo di Lou Gehrig è una sclerosi laterale amiotrofica. Per anni è stato ritenuto un rapporto stretto tra attività calcistica o sportivo agonistica e insorgenza della SLA. Oggi gli specialisti, lo sentiremo sicuramente al professor Inghilleri, smentiscono questo rapporto di causalità e probabilmente una fatale coincidenza. Borgonovo, soprattutto la signora Borgonovo, la consorte Chantal Borgonovo, ha dato luogo, ha fondato un'associazione che parallelamente a vivalavita.org, ripetiamolo, si sta dando da fare per cercare di smuovere la pubblica opinione. Quindi in questo momento il mio preciso target è rivolto a tutti i tifosi italiani. Tutti quelli che ricordano Baggio e Borgonovo, una coppia di gemelli molto simpatici. Baggio è stato un grandissimo calciatore che ha portato il nome dell'Italia dappertutto e lo stava facendo anche Borgonovo quando fu colpito dalla malattia. Tutti i tifosi italiani dovrebbero lanciare un SMS, quindi un euro, e se tutti i tifosi italiani, non dico tutti, ma insomma una quota parte, quelli che almeno ci stanno sentendo in questo momento, lo facessero, credo che l'associazione ne avrebbe vantaggio. Ci ricordava la signora Manfredi, e poi mi taccio perché la Paola mi guarda male, che in settembre ci sarà una partita di calcio tra glorie del Milan, contro con glorie del Real Madrid. Del Real Madrid. A San Siro, combinato da Telecom con il Milan. Quindi si spera veramente di i rossoneri del Milan contro le furie bianche del Real Madrid. E il ricavato di questa partita sarà devoluto alle associazioni che si stanno occupando. Una parte da Borgonovo perché fa ricerca e una parte a noi per aiutare a formare questo centro. E allora noi andremo a questa partita di calcio, trasferiremo la nostra trasmissione in sede di partita e faremo una telecronaca diretta. È arrivato il momento di una pausa, salutiamo Erminia Manfredi, grazie ancora per essere stata con noi. Grazie a voi, perché più se ne parla. E grazie per il lavoro che porta avanti.